Ciao amici cari, oggi vi mostro un effetto che l'ho chiamato l'universo esiste, perché sfideremo veramente l'universo e vi faccio capire cosa intendo. Prima di tutto, questo effetto l'ho fatto con un mazzo completamente in prestito, mazzo che avete voi tranquillamente, cuori qua di fiori picche, spero che si vedano bene, un mazzo regolare, ok? Dopodiché possiamo mescolare quanto vogliamo all'infinito, non ci interessa niente. Ops. In nessun ordine al mondo. Ora, ascoltatemi bene. Il mazzo è qui. Si chiede allo spettatore una carta libera, facciamo asso di fiori. Chiaramente non è in posizione sopra, sotto, non sappiamo niente. Ora, una calcolatrice regolare si chiede allo spettatore di completare il valore, in questo caso se asso è 1, se era 5 di cuori mettevo 5, quindi metterà il valore se è un jack 11, donna 12, re 13, 1, e può fare moltiplicazione, divisione, meno, più a sua scelta. Facciamo per, e qui può fare tutti i numeri casuali, ragazzi, davvero a caso. Come vedete, io faccio tutti i numeri casuali, non mi interessa niente, ok? Uguale. E ora il destino. Ricordo che il mazzo è qui. Andiamo a vedere cosa è venuto fuori. Un numero stratosferico, che vuol dire l'universo. In tutto questo caos di universo, il miracolo è, vedete, è in quindicesima posizione. Prenderemo il mazzo e conteremo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Questo era il quindicesimo asso di fiori. Tutto esaminabile. Questo è sfidare l'universo, ragazzi. Potete guardare voi stessi. Calcolatrice regolarissima, ve lo faccio vedere. Facciamo, non so, 5 per 2 uguale 10, regolarissima, niente di che. Tutto dal caso. Lo spettatore metterà il valore, se non so, è l'8, metterà 8, può fare diviso per quello che vuole. E questa è la cosa bella. Questo l'ho chiamato l'universo esiste, perché qui abbiamo sfidato l'universo, e te lo dice la numerologia, la scienza te lo dice, la scienza, perché è pazzesco, ragazzi. E da un mazzo completamente, avete visto, mescolato, ma completamente mescolato. Per farvi capire che veramente stiamo parlando di qualcosa di incredibile, ok?